Non mi aspettavo la tua visita. Non dovevi lavorare? Sì, ma non sono andato. Siediti qui, per favore. C'è una cosa che non ti ho mai detto. Una cosa della mia vita. Ho un altro figlio. Philip è venuto questa mattina. Abbiamo parlato e... non te lo potevo più nascondere. E quanti anni ha? 24. Non volevo farti soffrire. Avevi sofferto tanto con la morte di nostra figlia. Con quale cuore hai potuto farmi una cosa del genere? Mi sentivo così infelice quando ero in viaggio e... e ancora più infelice quando ero a casa. Da quando abbiamo preso Diana, tutto il mondo gira intorno a lei. Non c'è più spazio per nessun altro. Che la colpa è mia? Non è questo che sto dicendo. Mi sentivo depresso, volevo qualcuno con cui parlare, che mi desse attenzioni. Ho conosciuto Maria per caso in una stazione di servizio. Me ne sono pentito il giorno dopo. Ma da quello sbaglio è nato Philip. Mi piacerebbe che capissi la mia situazione. Sta zitto, Antonio. Abbi un po' di vergogna a me. Non immagini quanto ho sofferto in questa casa. Tu allora non mi rivolgevi quasi la parola. Per te era come se non esistessi. Mi hai fatto soffrire tanto. Ma proprio tanto, Graziete.